Hello guys, io sono Shane e benvenuti su Roblox. Roblox, per chi non lo conoscesse, è un free to play che ha praticamente preso il posto di Minecraft. È un gioco creativo nel quale esistono miliardi di modalità creati sia dai programmatori che dagli utenti stessi. E oggi siamo qua per provarne uno di questi. Siamo sulla McDonald's Tycoon, nella quale potremmo costruire il nostro McDonald's personale. Ok, non so se si può tecnicamente unirsi a un altro giocatore e dargli una mano. Vediamo se possiamo unirci a quei due simpaticoni laggiù. Se no dovremmo costruirci il nostro McDonald's Zero. Si può? Possiamo unirci a loro? Allora ragazzi, posso unirmi a voi? C'è un modo per farlo? No? No, evidentemente no. Dobbiamo andare a costruirci il nostro personale McDonald's, e noi lo faremo! Andando a conquistare quel lotto di terra laggiù. Allora, tecnicamente, una volta conquistato un lotto, quindi in questo caso, ecco appunto, tocca per claimare, col mouse o con... col personaggio? Col personaggio, ok. Qua noi inizieremo a produrre, che okay, begin work, che costa 0, perfetto. Ok, adesso il coso dovrà iniziare appunto a sparare questi cubetti che sono gli effettivi soldi che abbiamo a disposizione. Ciao Juju, ho un modo per invitarti nel mio coso? Non lo so. No, posso follow, block, report. C'è un modo per accettarti? Amico, mi dispiace, non ne ho la più pallida idea come si fa. I'm so sorry. Allora, tanto questa cosa continua a droppare cubetti che sono i nostri soldi che vengono segnati anche qua in alto a destra dove c'è il mouse. Per potenziare ci servono 70 dollari. E noi continuiamo a prendere i soldi. Una cosa particolare di Roblox è che in sé per sé, a parte, tra virgolette, il launcher di Roblox, tutto il resto non viene effettivamente scaricato. Cioè, a parte alcuni piccoli assets dei mondi in cui vogliamo entrare, buona parte è tutto quanto senza richiesta di download, tutto quanto online. Cosa molto comoda. Ok, abbiamo i 70, possiamo comprare il dropper, che dovrebbe aumentare la quantità di cubi che ci spara fuori, sì. Ok, quindi tecnicamente dovremmo guadagnare molto di più. Sì, abbiamo decisamente aumentato il nostro guadagno. Per il prossimo dropper ci servono 150 dollari. Quindi continuiamo a raccogliere. Qua c'è anche lo shop. Che bisogna... si può? Ah, sì. Piccola nota. In questo gioco esistono i Robux. Cosa sono i Robux? Sarebbero la moneta shoppata con i soldi veri del gioco, che può essere usato in tutti quanti i server del gioco per varie funzionalità. Quindi in questo caso avremo tutte quelle opzioni sulla sinistra. E un rocket launcher soprattutto. Che cosa dovrebbe servirmi il rocket launcher? Per distruggere gli avversari, cioè le strutture degli altri. Ho tentato laggiù il McDonald's di un tipo che sta andando molto bene. Ok, abbiamo 130. Ci manca poco per mettere il secondo dropper. E quindi aumentare ancora di più la nostra produzione. Eccoli qua, 150. Ed ecco qua il secondo. A qua c'ho 300 per comprare un upgrader. Che dovrebbe quindi aumentare ancora di più la produzione di soldi, per logica. Notare adesso quanto stiamo guadagnando. Prima ci mettevamo i secoli dei secoli a guadagnare anche 10 dollari. Al momento invece la cosa... Ehi, ciao! È del Tycoon 2, quindi quello rosso laggiù. Ciao, oh, cosa vuoi? Non mi vorrei mica fottere i panini. Tra molte virgolette panini. Capiamo i soldi. 140. Qua potrei fare anche il mega dropper che costa 1000. Però io comprerei un upgrader appena arrivo ad avere i soldi necessari. Mentre ragazzi, questa qua è una soltanto delle varie modalità del gioco. Perché di colpo mi si è fermato la produzione? Perché, ok, è ripartita. Momento di imballaggio del server.
Ok, sono quasi a 300, quindi tra poco potrò prendermi l'upgrade, che speriamo che sia realmente qualcosa che mi serva e non butti soldi a cavolo. Dai, 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 manca poco, manca poco. Eccolo qua, upgrader. Ok, quindi dovrei aumentare ancora di più la produzione. Sì, è aumentata ancora di più la quantità. Guarda quanti soldi che guadagno, guardali! Notate che c'è un altro upgrade che conta 80 Roblox. E un earning cash per due che costa 250 Robux. Quanto è bello spendere soldi reali in un gioco. Ovviamente sono molto sarcastico. Allora, questo qua tra un po' dovrei avere abbastanza soldi per fare un altro power up. Guardate che intanto si inceppa la macchina, non si sa il perché. Macchina, riprenditi. Ah, che. Perché se ti inceppi so cavoli miei. Ok, direi che abbiamo 557 e potremo iniziare a costruire i muri del nostro. La base del nostro McDonald's. Tanto arrivano altri tizi chiesto, ci sei Rubird. Il tipo azzurro laggiù. Ciao amica. Desideri? Ok. Davvero si può fare sta cavolata? Sì, si può fare davvero questa cavolata. Ok, tanto la tipa è giusto venuta a guardarmi. Abbiamo un bel po' di soldini. Direi però di andare quasi quasi appena. Ah, laggiù c'è un altro player. Notate il nome RQDCUF. Potete leggerlo qua in alto a destra. Sotto di me. Allora, io vorrei arrivare a costruire il Mega Dropper e andare un attimo a vedere. Quelli degli altri. Ah, si è disconnesso il tipo laggiù per quello che ha laggato. Perché gli è sparita tutta la sua struttura. Ok, mettiamo il Mega Dropper. Quindi dovrebbe aumentare ancora di più la produzione tecnicamente. È uscito un altro player. No, si è collegato un player. Ok, era passo un Mega McDonald ed è sparito. Comunque ragazzi, un attimo di interrompere la registrazione, ci vediamo quando magari sono un pochino più in là con la con l'evoluzione di questo mio McDonald's personale. Come potete notare, il mio bellissimo McDonald's piano piano sta iniziando a prendere forma. Ma direi di prendere due potenziamenti, il colorizer e il materializer. Col colorizer possiamo decidere il colore di quello che produciamo. Allora, direi, visto che sono comunque il giallo, facciamo cubetti gialli. Non so se infatti aumenterà la produzione o cambierà qualcosa. E con il Materializer possiamo decidere anche il materiale. Quindi creeremo del ghiaccio giallo. Che francamente mi viene in mente qualcosa di abbastanza schifoso. Quindi cambierei mettendo un colore che mi piace e un materiale che mi piace. Ok, direi che va decisamente meglio. Inoltre abbiamo questa cosa che è appena passato, il Signpost 500. Ah, ok. Ah, posso mettere il logo di McDonald's, giustamente. Ok, abbiamo la M. I love it. Quindi piano piano comunque quelle cose stanno andando avanti. Posso mettere by roof 1 e roof 2, quindi tetti. McCafé. E il pillar, direi che il McCaffè è una cosa molto importante, mettiamola, abbiamo messo un simbolo del McCaffè. Sì, eccola sopra il simbolo del McCaffè che vola nel nulla più cosmico assoluto. Quindi mi sa che se non costruisco il tetto, quel coso rimane lì e svolicchia in maniera molto brutta. Tuo amico mi sta iniziando a stare un po' sui cosiddetti. È qua da un'ora a guardare le mie cose. Direi allora di ampliare ancora un po' il nostro McDonald's. No, l'entrata mi costa 1000, quindi mettiamo qua un altro pilastro. Ok, adesso almeno il McCaffè ha un senso di esistere, la scritta. E vabbè ragazzi, qua piano piano i soldi aumentano, le cose le possiamo costruire. Aspettiamo di avere i soldi, così quasi costruirò uno dei due tetti. Che magari, prima di tutto, costruiamo i tetti e poi tutte le colonne e le cavolate varie. Non vorremmo mai che iniziasse a piovere e ci piovesse dentro. E guarda, 1000 precisi. Attenzione. Roof 1!
Ok, perfetto, abbiamo un tetto sulla testa. Ok, altro piccolo stop e vi aggiorno appena le cose sono andate un pochino avanti. La bellezza di un McDonald's che sta piano piano crescendo e la gente che non si fa gli affari suoi continua a venire a rompermi i cosiddetti. E tra l'altro rispetto a quella azzurra che aveva iniziato molto prima di me sono molto più avanti. Ok ragazzi, ho tenuto da parte un po' di soldi, come vedete in alto. È il momento di iniziare a costruire gli interni. Così quasi per il simbolo del McDonald's lo mettere in un secondo momento. Aspettate, qua cosa c'è? Ah, posso comprare anche un parcheggio. Vi giuro me ne sono accorto adesso. Ma per il momento costruiremo l'interno floor carpet. Quel tappetino. Ok, quanta roba si è sbloccata. I tavoli, i pilastri. È un bel po' di cose. Allora, però quasi quasi prima di iniziare a costruire i tavoli, compagnia bella, prendiamoci il parcheggio, vediamo com'è diventa il posto se compro il parcheggio. Wow, ho messo le strisce. Beh, ho 1500 dollari ben spesi in vernice. Molto ben spesi, tipo, so che devo comprare anche il parcheggio e tutto quanto, però ho messo delle strisce e nient'altro. Ok, mettiamo il simbolo del McDonald's che dove dovrebbe essere apparso. Ah, proprio scritto così, McDonald's sul tetto. Wow. So much cool. Drive-thru? Cos'è drive-thru? Ah, forse il coso per fare gli ordini da fuori. Ok, ammetto la mia ignoranza costante nell'inglese perché non so cos'è il drive-thru. Però direi che possiamo iniziare a costruire qualcosa all'interno. Cos'è che costa di meno? Così iniziamo a fare prima le cose più economiche. Costruiamo qui un cherry table proprio all'entrata. Aiuto, che botta. Ok, adesso possiamo tenere 6 clienti che stanno tutti allo stesso tavolo almeno. Qua mettiamo... Ah, un tavolino per due persone. Era me... amico, non ti ho detto di sederti. Ah, se faccio così si siede. Ok. Buona sapersi. Ma perché c'ho l'interno della testa giallo? O è la maglietta gialla? Mistero. Ok, possiamo costruire volendo un altro tavolo. Però che due cosiddetti dovresti fare tutto. A parte tutto, cosa esattamente sto costruendo a fare i tavoli che non ho le cucine, compagnia bella? Cosa dovrei servire ai clienti? A livello personale, cioè se vengono e mi danno soldi per niente, mi sta anche bene, però... Vorrei almeno capire il senso. Ok ragazzi, altro piccolo taglio e attendiamo di avere i soldi necessari per comprare altra roba. E con questa grande quantità di soldi possiamo comprarci il mondo. Possiamo anche prendere il drive-thru. Ma francamente no, non mi va di spendere tutti i soldi in un colpo. Voglio implementare tutto il mio inferno del negozio. Buttandoci giù, vabbè, buttiamo giù, ci buttare su. La compriamo sto corner. Ecco appunto che possiamo così iniziare a mettere le casse per i clienti che verranno ad acquistare da noi. Allora, iniziamo intanto costruendo una cassa, direi. Salve, cosa posso ordinare di bello? Accetto. E cosa ti posso dare? Non posso fare niente. Ottimo, mi piace la cosa. Posso comprare un cassiere? Ah, un cassiere, ok, un cassiere. Magari dipende anche il cash register, magari può fare qualcosa. Salve! Vorrei ordinare quella roba lì, sì. Questo qua. Metti 50. Ah, anzi. Oh, butta sui prezzi, falli comprare tutto. No, vero. Ah, lì potevo comprare un altro cassiere, cioè sono un idiota, potevo comprare direttamente e usare i soldi per fare altro. No, sono alternativo, compriamo una cassa senza cassiere. Che la cosa è molto sensata, no? Funziona esattamente così. Ci buttiamo su una cassa, ma nessuno che la gestisca. Cambiamo un attimo materiale, tutto luminoso, al neon, anzi. Mettiamo questo con verde. I cocomeri! Sono dei cocomeri, oppure dei pezzi di... Dei blocchi tipo di cactus di Minecraft.
Servono anche. Che prendiamo altri 2000 e torniamo all'interno ad implementare un altro po' del nostro bellissimo McDonald's. Qualcuno si, mi direbbe che se oso dire ristorante mi picchia. Ma sì, tecnicamente è un ristorante. Tecnicamente. Buttiamo su un pilastro giusto per occupare un po' di spazio. Direi che potremmo anche counter design. Cos'è? Ah! Ho messo la scritta McDonald's delle strisciette sotto. Wow! So cool, so useful for my business. E ovviamente questo è molto sarcastico. Molto sarcastico. Allora abbiamo altri 1200 e 1289, quindi comprerei uno di quei tavoli. Eccola, mi becco pure il singhiozzo. Più lussuosi di qua dietro, che sono i tavoli tondi con i divanetti. Ma qua sto guadagnandoci qualcosa o è giusto per bellezza sto cassiere? Cioè, lavora, so che per il momento clienti ancora non ne abbiamo tecnicamente, lavora, muoviti, lavora. Ok ragazzi, direi che altro piccolo stacco, aspettiamo di guadagnare abbastanza soldi per combinare qualcosa di utile. Il tempo continua a passare inesorabile in questo mondo. E sto continuando a trovare gente che viene a guardare. Hot boy, hot six boy. Torna al tuo cavolo di posto e smettila di venire a stressarmi nel mio McDonald's. Che sto ampliando, sto lavorando io, non sto cazzo. Ecco, comprami qualcosa. Magari mio personaggio non si sedesse, compra qualcosa. Allora qua metterei un cassiere visto che c'ho il coso. Buy inner wall, attenzione, compriamo l'inner wall. Oh, finalmente posso iniziare a costruire le cavolo di cucine, così finalmente posso iniziare a vendere qualcosa. Display monitor, display monitor, display monitor, employee door, e mettiamo la porta intanto, eh. Così nessuno. Wow, ci passo attraverso. Posso comprare dei fryers, quindi sono quelle per le patatine, dei freezer. Ok, viva le patatine! Fai le patatine, fai le patatine, qua prendi il congelatore con le bibite, quindi abbiamo. Perché mi sto arrampicando sul frigo? Quindi sopra abbiamo le bibite e le patatine. E ci mettiamo. Forse è meglio iniziare a mettere qualche altro tavolo. Compriamo l'ultimo tavolo. Quelli hanno abbastanza soldi. Yeah, che bello. Tavolino per due. Yeah. Ok, piano piano però il nostro locale sta iniziando ad avere una forma sensata, eh. Sentiamo rumori strani in sottofondo. Tanto la gente qua continua a fare e non fare. Qualcuno se n'è andato, quindi sparirà qualcosa dal mondo. Tra un istante. Mi ha preso i soldi, vero? Appunto, è sparito qualcosa laggiù perché il player se n'è andato e quindi si è cancellato. Ah, quanto è duplicato questo gioco qua? È tanto un gioco. Prima erano così questi cosi. Ho dei seri dubbi. Erano davvero così prima? No, appunto, non erano così. Va bene, vedo cose strane in questo gioco. Cose strane. Allora, potrei prendere altri tavoli, ma quasi quasi. Poi io prenderei, allora, un altro coso per le patatine. Un altro freezer. Perfetto, e non posso costruire nient'altro qua nella cucina. Cioè, vado avanti a patatine e bibite, davvero? Ciao amico, compra qualcosa, bravo. Comprami qualcosa, mi servono soldi. Compra, compra. Ok, ragazzi. Ci mancano un po' di cose, alcuni tavoli da costruire, alcuni impiegati da assumere. Ma credo il drive-thru che è lì che ci metteremo una vita a fare. Altro stack, ci vediamo quando abbiamo un bel po' di soldi che possiamo quasi completare il nostro McDonald's. E con altri 8.000 dollari continuiamo ad implementare. Cresciamo sempre di più. Allora, vediamo se posso costruire qualcosa. Perché il mio personaggio è tipo sveglio? Cosa stai facendo, amico? Posso costruire sinceramente qualcosa qua dentro, che forse qua dentro è la parte più importante? Assolutamente no. Sempre patatine.
e bibite. Bibite e patatine. Allora, buttiamoci su un displayer. Sì. Più in alto. No, tranquillo. Allora, questo coso qua, che cosa serve? Cioè, mettiamoci cosa per buttare via magari le cose. Potrebbe essere l'idea. Ecco che inizia ad arrivare gente a guardare i miei affari. Ma cos'è? L'assalto dei player? Che c'è gente che mi entra nel locale. Acquistate robe se proprio dovete venire a visitarmi. Guardatemi, vi metto anche un nuovo registratore di cassa e un nuovo cassiere, così non avete neanche problemi di far la fila. C'è spazio per tutti. Allora, buttiamo su un altro tavolo di quelli belli belli belli. Buttiamo su un altro tavolino per due, un altro tavolo per sei. Ho ancora per buttare i due display. Perfetto, adesso tutti i televisori. Posso farci qualcosa? No, evidentemente no. Voi non state vedendo niente, ma va bene. Ciao amico, cosa desidera? Ok, e adesso? E adesso? E adesso, punto di domanda. Visto che non posso più fare niente qua dentro, ho finito. Ho potenziato al massimo, mica. Ti toglie, mica. Grazie. Cosa mi rimane da fare? Non può davvero finire così, boh. Ripeto, parte per il coso là fuori che costa 5.000. E piano piano lo costerò. Non è che magari c'è qualcos'altro. Mi sembra di aver visto un... Ah no, questo forse è per questo McDonald's. Sì, il parking lot del tipo. Non è che se ci passo sopra gli compro io il parcheggio a lui. Ah no, ok, boh. Vediamo un attimo quest'altro McDonald's. Vediamo se magari ho mancato qualcosa. Ah no, lui è ancora molto più dietro di me. Ragazzi, mi sa che siamo ormai alla fine di questo video. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo ottenuto il McDonald's più grande e potente che poteva essere fatto. O devo per forza prima fare qualcosa da 5.000? C'è qualcosa qua dietro? Non mi sembra di vedere pulsanti qua dietro. No, forse devo fare prima quello da 5.000. Perché no, veramente, non può essere una McDonald's che fai solo patatine, bibite e nient'altro di più. Non può essere. Allora, mi servono pochi soldi, tecnicamente. Relativamente pochi. Ok, mi mancano 900, però dai ragazzi, oh, è stato simpatico questo gioco. Abbiamo costruito un bel McDonald's insieme. Ho dovuto fare una cosa molto simpatica. Ok, server, se magari mi produci più soldi più velocemente. Tac. Tanto vediamo dei quest qua che stanno facendo cose. Ricambiamo per... Scusate un secondo, adesso che ci penso. Io avevo fatto i cactus verdi, come mai adesso mi è cambiato? Mi è diventato così luminosi blu? Cioè, qualcuno è venuto qua a che premere i tasti? Non è che mi sta tanto bene la cosa, cioè che la gente viene qua e fa le cose, mi sbiciga le mie robe. Ok, 5.000 drive-thru, che sarebbe la stradina allungata per quelli che vogliono andare a fare il McDrive. Mi pare giusto. Quindi, adesso che ho costruito questo, posso costruire altra roba. Facciamo un attimo il giro e controlliamo. È del secondo giro tecnicamente che faccio. Aspetta, devo vedere anche qua dentro se posso implementare qualcosa. No, ah sì! Lì è apparso un coso, forse per il Mac Drive. Sì, fermi tutti, posso mettere anche il Mac Drive, questa è roba buona, interessante. Perché continua ad esserci gente dentro il mio locale? Perché sono tutti dentro il mio locale? La rampa, 500, dai, seriamente ragazzi, seriamente, bastava che prendessi un attimo i soldi e tornassi lì, no, devo uscire fuori, devo prendere 100 soldi. Perché non mi basta, intanto che sembrano zucche. Però ho preso anche 1.000, nel caso devo comprare anche altra roba. Poi
Potete andarvene a fare il vostro di coso, soprattutto Hot 6 Boy 9, che sei qui da una vita ormai, da quando ho iniziato a registrare, che sei qui che mi stai pedinando. Allora, adesso che faccio questo, cambio qualcosa. Wow! Ho una rampa, adesso ho anche un tipo che gestisce le cose. Wow. Ragazzi, mi sa che abbiamo finito. Mi sa davvero sì che abbiamo finito. Non c'è altro. Ah, sì, mi sa di no. Mi sa di no, mi sa che questa è proprio la fine. Tutto il... Non mi puoi fottere i soldi, amico. Non me li puoi fottere. Buon tentativo, ma no. Non puoi. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo free to play Roblox in modalità, come avete visto, McDonald's. Quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e magari un commento se volete altri server della Roblox, che ve li porto, ve li faccio un po' vedere. Questo è il mio bellissimo ristorante che non ha ancora fruttato neanche un euro, ci ho investito una caterba di soldi, ma questi tizi non vendono nulla, non che io qua dietro abbia tanto da vendere, però posso fare qualcosa cliccandoci sopra. No, mi sa proprio di no. Vabbè, qui da Shen è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!